Lucia? Eccola lì. Ecco Lucia, vieni. Allora, Lucia, no, è scritto... Lucia Bersani, non te. No. Lei è un'altra Lucia, aspetta. Aspetta Luci, Luci, te vai, vai. Dite che cosa avete presentato con il vostro disegno. Ma non si emoziona? La serata di burattini. Allora loro l'hanno colpito molto la serata di burattini. Hanno fatto un disegno pieno di stelle, luna e baracche burattini. Questi sono i per anni. Allora, Jonathan ha fatto una bellissima storia. Il settimo fratellino. Che parla di? Animale cacciatore. Animale cacciatore. Spero che di aver indovinato e di avermi scelto un libro adatto a te. Rimani lì vicino ai tuoi compagni. Vieni qua, vieni qua, quei maschi, vieni, vieni, diciamo il gruppo dei forti. Marco Severi col fratellino Andrea Severi. C'è? Ci sono? Fratelli Severi! Dopo ti chiamo, non ti preoccupare. Severi? Assenti. Hanno fatto insieme un disegno di Winnie Pooh. È bello che il fratello grande abbia aiutato il fratellino che ha solo 3 anni e mezzo. Glielo daremo quando li vediamo. Poi abbiamo altri due fratelli, Denis Prati e Lorenzo Prati. Denis ha 9 anni e Lorenzo ne ha 4. I fratelli Prati? Hanno fatto il disegno di Capitaloncino, evidentemente li ha colpiti la fiaba animata di Capitaloncino. Non ci sono, vero? Mi sa di no, neanche i Prati ci sono. Vai. E Alessia, 4 anni. Alessia non so, non ha lasciato il cognome. Ha Alessia. Fatto il disegno anche lei di Capitaloncino. Vede che c'è uno che reclama il suo diritto. È il fratello, ha detto. Ah, sei il fratello di Alessia? Bene, allora, questo è il libro per lei. Puoi stare qui con noi? Stai qui con noi. Qui con lui. Cristina Rossi. Cristina, eccola, c'è la Cristina. Cristina Rossi, questo è il libro per te. Cristina è una bambina romantica che è una storia di principessa. La principessa e il contadino. Questo è il disegno e qui c'è la storia. Bravissima. E lei cerca un contadino che dopo glielo diamo, eh? Va bene. Ilaria, okay. Lorenzi. Ilaria? Lorenzi. Eccola, arriva. Allora, Ilaria Lorenzi. Tu sei un mulo. Ilaria Lorenzi, questo è il libro e questa è la storia. Il topo capitano dei topolini. Megan, bisogna sentire se sono i genitori prima di tutto. Eccola, bravissima. Sì, è qua. Allora Megan ha fatto
questo bellissimo disegno, mi ha detto con tutte le cose belle che le piacciono, una giornata estiva. Questo è il libro per te, vieni. Rimani qui con noi un attimino per una fotografia. Qui con noi ne mancano molto pochi. Allora, volta, adesso ci siamo. Premiamo la scuola di yoga integrato, che è una delle prime sere ha interpretato una fiaba che hanno scritto. Sta arrivando lo yoga, eccolo qua. Ecco, vuol dire qualcosa dell'esistenza. L'abbiamo interpretata a livello fisico con le persone della palestra, siamo tutti accettando e vi invitiamo dal 1° di settembre a partecipare con noi. Complimenti. E quest'estate è stato fatto dal quartiere Oltre Savio, che ha animato il martedì e il venerdì le serate qui al parco, portando tanta gente, soprattutto i bambini. E fare qualcosa per i bambini è straordinariamente importante. Avete lavorato sulle fiabe facendo dei disegni e in cambio avete ricevuto dei libri, che è forse uno dei regali più importanti che voi possiate ricevere fra i tanti che vi regalano. E in più questa sera molte di queste fiabe disegnate saranno rappresentate dagli amici. Roberto lo vedo già schierato, è bravissimo e quindi non c'è dubbio che lo spettacolo ci esalterà. Bene, io penso che a questo punto la serata dal punto di vista spettacolare possa cominciare. Grazie a tutti perché quest'estate, nel mese di luglio, avete animato ancora una volta molto bene questo parco e di nuovo al prossimo anno. Buonasera a tutti. Ok ragazzi, allora date tutti nelle vostre postazioni, siamo per cominciare. Piatto, Gio, ti ha chiuso dentro. Dai. Maledetto mago. Bravo, di più con gli occhi piangenti. Maledetto mago. Maledetto mago. Bravo. Perché mi hai lasciato qua dentro? Perché mi hai lasciato qua dentro? Come farò a uscire? Come farò a uscire? Aladino disperato si mise in ginocchio. Con Giarve. Il mago dell'anello. Alza le mani al cielo. Alzate tutte le mani al cielo. È la magia. Il mago dell'anello. Il povero Aladino si alza in piedi e dice: ma che cosa vuoi da me? E il mago disse, con quella faccia, cosa vuoi che dicesse? Disse, non aver paura di me. Non aver paura di me. Senti che voce, parla un po' più potente. Non aver paura di me. Non aver paura di me. Bravo. Non aver paura di me. Non aver paura di me. Vai, vai. Non aver paura di me. Come la mucca. Non aver paura di me. Io sono lo schiavo dell'anello. Lo schiavo dell'anello. Comanda ciò che vuoi, padrone, e io obbedirò. È lunga? Comanda ciò che vuoi, padrone, e io obbedirò. Comanda ciò che vuoi, e io obbedirò. Ci ho capito molto, ma va bene. Davvero posso chiedere quello che voglio? Davvero posso chiedere quello che voglio? Allora ti chiedo di uscire da qui. Allora ti chiedo di uscire da qui. Lo schiavo dell'anello batté le mani. Tac! E in quel momento Aladino fai vedere che ti ritrovi all'aperto. Guarda, e tu sei libero. Ma in quel momento lo schiavo dell'anello scompare. Aladino si era trovato di nuovo in libertà. Andò dalla madre, prendi tutte le tue cose. Le fece vedere alla madre, mamma siamo diventati ricchi. Che bello. La madre venne
E non credeva ai suoi occhi. Aladino, le hai rubate ancora? No. Tieni i soldi e dammi questa lampada. Aladino se ne andò e la madre, rimasta sola, la guardò un po'. Ma chissà che cosa poteva servire questa strana lampada cinese. La appoggiò in un angolo e intanto si mise a pulire per la stanza. Ti abbiamo dato lo spazzolone del water, va bene, lo stesso. Pulisci bene, pulisci bene, pulisci per bene. A un certo punto la sua attenzione si fissò di nuovo su quella lampada che le aveva fregato un bambino piccolo. E la prese in mano. Sei pronto, Aladino? Sto qua! Sì, boia! Sto qua! Quando la principessa... Basta giocare a palla, eh! Dai, giù! Dai la mappa a me! Quando la principessa si vede scoperta nella sua piscina... Scandalizzata, copriti i seni, ecco, voi ancelle, addosso a lei, copritela. Un uomo. Io sono Aladino. E fin dal primo momento che l'ho vista? È troppo difficile. E fin? Dal primo momento che l'ho vista. Non sembra che ti sia piaciuta, comunque dillo. Mi è piaciuta tanto. Non è piaciuta come lei, io che sono francese, tu devi parlare come la di. Mi è piaciuta tanto. Terza musica, maestro! Il sultano! Indietro! Forte sultano! Bravo, così! Forte! Fai su! Fai su! Oh. Era il grande Ali! Bravo, c'hai la faccia da soprano? Molto bene! Era arrivato il grande Ali! Aladino si mise in ginocchio! No, Covino, che sembra che vai sul water, vai un po' più su! Si mise in ginocchio e non osando guardare il sultano, perché ero, disse: Maestà, io l'ho solo guardata. Non uccidetemi. Che cosa volete? Mi sono innamorato di vostra figlia. Ma io non la posso dare un pezzente come voi. Bravo, più sprezzante. Ma io non la voglio dare un pezzente come voi. Ammazza, e tu dici: Ma io non sono un pezzente, maestà. Ti alzi e dici: Perché ho un sacco d'oro. A quel punto la faccia del sultano cambiò. Fai la faccia che cambia? Punto interrogativo. Interrogativo. Bocca aperta. Oro. Sì, posso chiamare mia mamma? Sì, posso chiamare mia mamma. Se ha dell'oro, sì. Se ha dell'oro, sì. Mamma. Porta i soldi. No, io volevo dirlo a lei. Porta l'oro. No, te dico, porta l'oro. La madre arrivò, eccola qua, e portò un sacchetto sonante pieno di monete d'oro. Ora posso sposare vostra figlia. Il sultano, che era anche vedovo, guardò anche la mamma di Aladino e disse: ammazza che buona! Ammazza
che buona! La madre, che era ancora giovane, ben messa, rise come sempre, perché era diventata un po' sciocca da quando aveva perso il marito. Ma accettò il complimento. E quando il sultano stava per dire sì, entrò, indovinate chi? Il mago africano. Come accogliamo il mago africano? Seduta bimba. Il mago africano, alla maniera del conte Dracula, spalancò le braccia, urca, e disse: la voglio io la principessa, la voglio io la principessa, io sono il mago africano, e adesso vi ipnotizzo tutti, ipnotizzo tutti i bambini, dai, tutti, fermi, che sei tu, portatelo via, è un cambio questo, anche loro, tutti fermi, tutti erano in potere del mago. L'unico però che aveva fatto finta di guardarlo era stato Aladino. Prese la sua arma, la sfregò forte, più forte, e chiamò il mago, il genio. E voilà, sono il genio. Perché m'hai chiamato? Devi sconfiggere il mago. Devo sconfiggere? No, te, io. E che te fai? Dai. Dammi l'ordine. Devi sconfiggere il mago. E come faccio? Non posso. È stato il padrone della lampada prima. Così si scoprì il mistero. Quella lampada la voleva recuperare il mago africano. E adesso che l'aveva liberato Aladino, il genio non poteva combatterlo. A questo punto tutto era nelle mani della principessa. Voi siete sempre bloccati, con le fasce bloccate. Voi state bloccati a guardare. Il mago si avvicinò alla principessa, fece un segno, e la principessa si svegliò, la prese per mano, la portò davanti a tutti e le disse: ho sempre sognato di sposare una principessa. Ma io non vi voglio! È lo stesso! Dovete fare quello che vi ordino io! Perciò dovremo brindare al nostro futuro matrimonio! La principessa, che non era stupida, andò a prendere due coppe e si fece versare da altre ancelle dell'altra stanza del vino drogato. Diede il bicchiere al mago, fece finta di bere, fece rosicchio. Bevvero, in quel momento il mago scramazzò a terra. Avvelenato. E la principessa naturalmente non beve e prese il suo Aladino. In quel momento il maleficio del mago svanì, tutti si riebbero. Il sultano andò dalla mamma di Aladino e se la prese a braccetto. Aladino venne qui a centro con la principessa ed entrò il vecchio saggio. Questa è la morale. Che è sta voce? Questa è la morale!
Occhi punta in alto. Occhi punta in alto. Prima o poi ce la fa. Prima o poi ce la fa. Forse me. Forse me. E vi saluto tutti quanti. Ciao. E salutiamo tutti.